Pronto, signor Ackerman. Dammelo pure distratto. Sì, tutto a posto. Sì, perfetto. Sì, signora. Ho dimenticato le gomme antinausea per Alessandro. Devi andare un attimo in farmacia. Vado subito. Grazie, signora. Che è successo? Credo mi abbiano narcotizzato. Gloria! Gloria! Signor Ackerman, abbiamo localizzato il cellulare di Gabriele Ferrante. Stanno andando all'aeroporto. Potevi avere tutto da me, idiota. Vincenzo, sai cosa fare? Sedere. Butta la pistola! Papà! Butta la pistola! Tranquilla, tesoro, risolveremo tutto. Butta la pistola, lo ammazzo! Cammina. Ma dove? E sta ferma. Lasciatemi. Stronzo. Che cos'è quella? Che cos'è? No, 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 no. Che mi hai fatto? Pezzo di merda. Bastardo. Io berrei un altro bicchierino. Così, per tirarmi un po' su. Eh? Bene. Bene. Devo andare, c'è la forza. Aia! Ah! Alessandro! Andiamo a fare un giro in elicottero.
vero. Ale! Ale, aia! Andate avanti, ci penso io a lui. Lasciami, lasciami. Ale, Marco. Lasciami. Tutti! Nessuno si muova! Arrestateli! Mani in alto, invisibili! Quello che scappa! Andiamo! Vincenzo! Se vuoi rivederlo, tu non devi più uscire da questa casa, chiaro? Devo decidere cosa fare di te. Sì, signora Carmen. Gloria non esce più da questa casa per nessun motivo e non deve più vedere Alessandro. Signora, per cortesia. Devo uscire, spostati. Non è possibile. Come ti permette? Sono in casa mia, lasciami passare. Ordine del signor Ackerman. Mi dispiace. Senti, brutto idiota. Devo parlare con Raffaella Giuliani, la PR dell'Imperial. Sta per arrivare un ospite importante. Se facciamo una cazzata, il signor Ackerman se la prenderà anche con te. Perciò valla a chiamare immediatamente. Ma che fai? Vuoi chiamare Marco per una stupidaggine del genere? Ivano. Mi passi il signor Ackerman. Guarda, non è il momento, Vincenzo. È successo un casino. Perché? Cos'è successo? Hanno rapinato il cavò. Che ti dicevo? Adesso vai a chiamare Raffaele e lasciami lavorare in pace. Buongiorno. Raffaella, quanto ci hai messo a venire? Dobbiamo parlare del cerimoniale per l'Emiro. L'Emiro? Ma sei sicura? Io non ne so niente. Marco non ti ha detto niente? No, si sarà dimenticato. Va bene, Gloria, mi attivo subito. Grazie. Vincenzo! Dica, signora Carmen. Vieni che ti devo parlare. Aspetti qui, vado a fare degli acquisti. Vuole che l'accompagni? Hai paura che mi perda? Dimmi che succede. Che cazzo ti pago a fare? Ti ho detto di non perderla di vista. Imbecille. Signor Ackerman, l'auto è pronta. Sì, arrivo. Tieni sotto controllo Gabriele Ferrante. Se si avvicina ancora mia moglie o mio figlio, sai cosa fare. Certo. Signora Ackerman. Dove si sono visti? In un luogo isolato, signore. Ma hanno solo parlato. Va bene, grazie. Ma che fa? Aspetti! Stai zitto! Aspetti, aspetti! Che cos'è? Non ti fidavi? No. Hai qualcosa di cui preoccuparti? E questa? No, non è come credete. No, fermi. Che cazzo fate? Allora, perché hai rubato quei soldi? Faccio la domanda. Andiamo. Sapete che fare.
tutto sistemato. Ottimo. Tenete sotto controllo il marito e il figlio di Vittoria Boschi. Bisogna trovarlo. Va bene, signora Cramento. L'abbiamo trovata. Dove? Dove ha detto lei, signor Ackerman? Sotto casa di Andrea Fiore. Ottimo. Evitate che si parlino e fate quello che dovete. Sai il suo invito? Certo. Prego. Può andare. Salve, avrei un appuntamento col signor Ackerman. È un regalo per te. Sono di quella? Sì, ma la proverai più tardi. Il signor Ackerman ti sta aspettando. Signor Ackerman. Lascialo, è con me. Dimmi, ho poco tempo. Missione qui. Allora, le variabili imprevedibili, vediamo di metterle da parte, poi ne riparliamo. Beviti qualcosa se mi ospiti. Volentieri. Grazie.